parlo ancora di te. Formare. Qui sono tutti emozionatissimi sul palco e sanno che dovranno restare signor Antonetti, avvocato Antonetti, candidato Antonetti, fino alla fine di questo intervento. C'è un microfono lì pronto, ce n'è un altro qui se volesse muoversi in maniera un po' più libera. Pronti tutti ad ascoltarla, grazie. Teramo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Non esiste il supereroe. Esiste una comunità, una collettività, e noi dobbiamo fare forza su questa collettività per ridargli la centralità, ce l'hanno tolta. Questa città oggi non è più attrattiva, non è più centrale, non è più sicura, non è più bella, non ha entusiasmo, non ha colore, è grigia, siamo diventati tutti grigi. E adesso questo non lo possiamo più sopportare. Non lo possiamo, non lo dobbiamo sopportare. Quindi il primo profilo, diciamo, dell'obiettivo che noi dobbiamo avere come prima cosa è riportare entusiasmo, voglia di partecipazione, voglia di dare idee e molto ascolto. Si dice che un grande ascolto unito a un buon ragionamento porta alla verità. Un'assenza di ascolto con molto ragionamento porta ad errore. Noi dobbiamo avere la capacità di costruire, ma dobbiamo avere la capacità di sognare e di partecipare con entusiasmo. Questo è il primo ingrediente che noi dobbiamo riprendere, che io vi devo dare e trasmettere. Perché sembrerà strano, quindi noi dobbiamo lavorare su due profili, un profilo emozionale e un profilo razionale. Teramo è una e una sola, non è il centro, le frazioni, i quartieri. Io sto girando i quartieri, sto girando le frazioni, ovviamente vivo al centro, e sto e mentre all'inizio avevo un sentimento di rabbia, perché la rabbia di vedere la propria città così ridotta. Vi piace la nostra città? No. Così poco? No. Non ci fanno manco più strillare, cioè noi abbiamo paura anche di dire le cose che sentiamo. Vi piace la nostra città? No. Non ho capito bene, vi piace o non vi piace? No. No. Perché se non partiamo da questo, è come dire, tu vai in un posto e dici, ma ti piace questa cosa che stai comprando? No.
però te la compri, non funziona così. Quindi la città non ci piace, noi dobbiamo, e quindi andando in giro nei quartieri, da un senso di rabbia che è stata la base anche di questa mia scelta, che ho condiviso con la mia famiglia, e io ringrazio e faccio un applauso alla mia famiglia che qui è... perché la famiglia è la cosa più importante nella vita di ognuno di noi, e c'è sempre stata e sempre ci sarà, e questo per me è un motivo anche di emozione forte. Perché noi abbiamo il sangue delle vene, cioè non siamo freddi, abbiamo i sentimenti, e i sentimenti dobbiamo rimetterli nella nostra vita. Non ci dobbiamo vergognare di entusiasmarci, di essere allegri, di essere gioiosi e di partecipare. Quindi dicevo, senso di rabbia era alla base di quello che io, alla base della mia decisione, una decisione che è stata sicuramente importante, sofferta, nel senso che è una decisione di scelta di vita. Io ho scelto di tornare a continuare e continuare a mettermi a disposizione di questa città. Lui è stato 5 anni sindaco di questa città, è lui il sindaco, non è qualche un altro. Non si ricorda che lui non è stato il sindaco del terremoto, ma è stato il sindaco della ricostruzione, che avrebbe dovuto ricostruire questa città. Che non ho salutato prima, sindaco di Teramo, quindi dovrò prendere degli insegnamenti. Non si ricorda che lui è il sindaco dei fondi del PNRR, non se lo ricorda. Non si ricorda che questi fondi non sono disponibili perché uno è bravo, sono disponibili perché ce l'hanno tutti, quindi li devi solo intercettare con dei progetti. Non si ricorda che la sua squadra l'ha scelta lui, quindi se non è adeguata, se non è in linea con quello che deve fare per un'amministrazione, non se lo sarei scordato. Non si ricorda che i cittadini non si prendono in giro. I cittadini sono al primo posto della nostra vita, siamo noi. Allora vi faccio altre 2 o 3 domande, così partecipiamo un po' di più, se no io starei in mezzo alla gente, hanno messo sto leggio qui, ma io starei in mezzo a voi. Vi piace essere presi in giro? No! Poco, perciò vi stanno prendendo in giro. Vi piace essere presi in giro? No! Siete stati presi in giro? Sì! Vogliamo continuare a essere presi in giro? No! Bene. Queste cose loro non le sanno, perché continuano a prenderci in giro, raccontandoci quello che non c'era. E allora qui la grande fantasia, la fantasia di chi ha una visione della città, cioè vede una città che non c'è. Perché io ogni tanto, come tutti noi, andiamo in giro, quindi sentire che, non so, che il mercato coperto è stato... strutturato, abbiamo un nuovo mercato coperto, quindi il Tipstil del Barcellona, che abbiamo il comune che, no questo non lo può dire perché non ci riesce ancora a dirlo che il comune è stato ristrutturato, però secondo me andando avanti con la campagna arriveremo anche a questo. Faccio una passeggiata per Teramo, passo davanti alla San Giuseppe, non mi sembra che ci siano tutti questi bambini che corrono all'uscita di scuola con la campanella, non c'è nessuno. Quindi le scuole ricostruite cosa? Le scuole iniziate a ricostruire cosa? Dove? Quando? E allora questa fantasia, questa narrazione che ci viene data, ci deve essere interrotta, quindi... E io devo però, l'amministrazione ho fatto poco, è fatto male. Però c'è qualcosa di buono, glielo dobbiamo riconoscere, perché altrimenti saremo di parte. Io la cosa gliela riconosco con grande, diciamo così, apprezzamento. Cioè che da cittadino ho guardato e assistito al modo di amministrare
un comune capoluogo di provincia, ma il modo di amministrare un comune capoluogo. E io ho assistito per 5 anni a questo modo di amministrare. E devo dire che sono rimasto molto colpito e favorevolmente impressionato dal fatto che mi ha insegnato una cosa. Cosa non dovrò fare se diventerò sindaco?